La dirigenza scolastica nell'emergenza Covid. E questo è il tema del seminario propedeutico all'avvio dell'anno scolastico organizzato dalla FLC CGIL Sicilia ad Enna mercoledì 25 e giovedì 26 agosto. Al centro dei lavori la tavola rotonda sulle problematiche relative al ritorno a scuola. A pochi giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico sono ancora tante le perplessità manifestate dai nostri dirigenti scolastici alla luce del fatto che mancano delle indicazioni chiare e definite da parte del governo rispetto alle procedure da adottare nelle scuole. In queste due giornate di confronto anche con le istituzioni abbiamo cercato di dare delle risposte alle tante richieste di chiarimenti e di perplessità rappresentate dai nostri dirigenti scolastici. Al di là della polemica legata al vaccino e al Green Pass, rispetto al quale il nostro segretario nazionale Landini oggi si è espresso in modo molto chiaro ed inequivocabile sulla stampa, noi riteniamo altrettanto importante il tema delle risorse economiche, poche quest'anno quelle messe in campo, soprattutto risorse che non garantiscono l'organico Covid per tutto l'anno scolastico e non fino al 31 dicembre 2021, perché con quell'organico i dirigenti scolastici possono sdoppiare classi numerose, che sono tantissime quest'anno in Sicilia, e quindi ridurre il numero degli alunni per classe e garantire quel distanziamento che è fondamentale per fronteggiare l'emergenza pandemica che non sappiamo fino a quando durerà ancora. Nel frattempo l'ufficio scolastico regionale è al lavoro per supportare le scuole. Per l'avvio dell'anno scolastico 2021-22 l'Ufficio Scolastico Regionale per Sicilia, come lo scorso anno, sta cercando di supportare le scuole in questo avvio che è complesso sicuramente, rappresenta una nuova sfida. Devo dire che rispetto allo scorso anno partiamo da una base importante, abbiamo l'88% del personale scolastico che ha ricevuto la prima dose e quindi già sicuramente rafforza ancora di più le condizioni di sicurezza e naturalmente sia degli alunni sia naturalmente del personale scolastico e rappresenta una buona base di partenza. Nell'ambito di questo importante dato, il Ministero dell'Istruzione ha stanziato proprio ieri circa 23 milioni di euro per quanto riguarda l'edilizia scolastica e affitti e noleggi e quindi andranno sicuramente a risolvere alcune criticità nell'ambito appunto degli spazi aggiuntivi che sono necessari per il distanziamento, quindi per garantire questo distanziamento che è raccomandato. E poi naturalmente noi come ufficio scolastico nei prossimi giorni faremo una conferenza di servizio con i dirigenti scolastici per dare delle indicazioni, ma soprattutto per ascoltare le riflessioni, osservazioni, le criticità e naturalmente cercando di dare delle risposte per garantire a tutti un rientro in presenza e in sicurezza. La CGIL Sicilia chiede chiarezza sul Green Pass e interventi strutturali per rilanciare l'istruzione al sud. Noi abbiamo la necessità che ci sia chiarezza su tutti i temi relativi alla sicurezza, perché il fatto che ad oggi non si capisca bene il ruolo e la funzione che si voglia dare al Green Pass per noi è un fatto grave ed alimenta solo confusione negli istituti scolastici. Così come è importante che ci sia il rifinanziamento delle somme che attengono il raddoppio degli insegnamenti per sdoppiare le classi, per evitare il sovraffollamento delle classi, e poi servono quegli investimenti strutturali che noi abbiamo sempre rivendicato affinché davvero si possano dare quelle risposte sul termine dell'edilizia scolastica, sul termine della digitalizzazione. E noi pensavamo, e questo è il nostro auspicio, che l'insegnamento della pandemia determinasse davvero quel cambio politico, soprattutto per quanto riguarda la scuola e la formazione, che poteva davvero determinare un nuovo modello dell'istruzione. Purtroppo così non è stato, la pandemia la si sta affrontando solo nell'emergenza senza provare a dare risposte in termini strutturali e io quindi credo che davvero che a partire da ora c'è la necessità di un cambio di passo e noi rivendichiamo al governo regionale e al governo nazionale quelle scelte necessarie per rilanciare l'istruzione. E poi c'è il grande tema dell'istruzione e del ruolo della funzione dell'istruzione nel mezzogiorno. La Sicilia è quella regione dove c'è il più alto tasso di dispersione scolastica e noi non possiamo più accettarlo. Ci sono tante e troppe diseguaglianze e quindi c'è la necessità di un grande investimento soprattutto nel mezzogiorno e quindi il nostro auspicio è che le risorse che sono previste dal PNRR, ma non solo, vengano spese in maniera adeguata. Anche il vice segretario del Partito Democratico, Giuseppe Provenzano, chiede direttive certe sul Green Pass e attacca il governo regionale sulla gestione delle vaccinazioni. La priorità per l'Italia è
per il Mezzogiorno in particolare, tornare a scuola in presenza, perché l'anno scorso la didattica a distanza purtroppo ha allargato le disuguaglianze sociali e territoriali, e noi non possiamo permettercelo, perché la scuola è il luogo in cui si costruisce la cittadinanza e si pongono le condizioni per lo sviluppo. Ecco perché è essenziale in queste ore, in questi giorni, chiarire tutti gli aspetti applicativi legati all'introduzione dell'obbligo di Green Pass, che è ciò che ci consente di ripartire e di riaprire in sicurezza. In tutto questo c'è un gravissimo elemento di preoccupazione per la Sicilia, una regione che è all'ultimo posto in Italia per numero di vaccinazioni, e questo è il frutto dell'inadeguatezza, della confusione, della responsabilità e delle ambiguità della giunta regionale, che stanno creando un danno economico alla Sicilia per quanto riguarda ad esempio la stagione turistica, ma soprattutto rischiano di mettere a repentaglio la ripartenza, la riapertura in sicurezza delle nostre scuole, con un danno gravissimo per i nostri bambini, e questo è davvero inaccettabile.